Bene, buon pomeriggio a tutti voi. Mi presento nuovamente, sono Giacomo Givotti, faccio parte dell'ufficio tecnico della divisione Nuove Energie di Viisman Italia. Questo pomeriggio vedremo una tematica sicuramente molto interessante e di attualità. Parleremo di colonnine di ricarica, di soluzioni per la mobilità elettrica Digital Energy Solutions. Ora vedremo un breve sommario con le tematiche che andremo a trattare. Tratteremo ovviamente, al di là di una breve introduzione con delle premesse, le caratteristiche tecniche, la messa in servizio, quindi il commissioning delle colonnine di ricarica, eventuali accessori disponibili, opzionali, le funzionalità che posso avere a disposizione con la colonnina di ricarica, il monitoraggio remoto tramite portale web, eventuali soluzioni a pacchetto che trovano, diciamo, sinergia assieme di fatto alla proposta della colonnina elettrica, le detrazioni fiscali per privati e così uno scorcio su eventuali sviluppi futuri. Passiamo all'introduzione. Allora, Digital Energy Solutions, che fornisce le colonnine di ricarica, è una società formata al 50% in joint venture dal gruppo Viisman e al 50% dal gruppo BMW. Sappiamo benissimo che BMW è leader ormai da diversi anni nella mobilità, in questo caso nella mobilità anche elettrica negli ultimi anni, mentre il gruppo Viisman è un produttore leader nei sistemi di riscaldamento, raffrescamento e anche sistemi di medio-grandi dimensioni. Quindi BMW e Viisman hanno deciso di fondare questa società che è unica nel suo genere, con l'obiettivo di essere pronti, unificando il know-how delle due società, a quelle che sono le sfide del domani. Quindi, in particolar modo, una sfida molto interessante nel domani sarà la mobilità sostenibile, quindi la mobilità elettrica, quindi la gestione intelligente dell'energia anche da fonti rinnovabili al fine di, come dire, supportare quella che è una mobilità sostenibile del futuro. Una breve premessa, giusto per mettere dei paletti su quello che sarà lo scenario energetico futuro che stiamo già affrontando, che affronteremo nei prossimi anni. Ce ne siamo resi tutti quanti conto, immagino che l'hardware diventerà sempre più elettrico. Da un punto di vista privato, domestico, lo sappiamo, le vecchie caldaie a gasolio e a gas stanno cedendo il passo a delle pompe di calore, quindi per le attività di riscaldamento e raffrescamento. Allo stesso modo, lo vediamo, diciamo, sono disponibili le prime auto elettriche. Queste auto ovviamente sostituiranno, le precedenti auto a combustibili fossili, quindi, le tradizionali auto con, motore termico. E, diciamo, lo scenario, legato sempre all'hardware sposterà, diciamo, quella che è la centralizzata produzione di energia in, ad esempio, vecchie unità produttive, ad esempio a carbone, centralizzate in più diciamo, siti produttivi delocalizzati nel territorio, quindi in più sessioni, in più centrali, diciamo, decentralizzate di produzione elettrica, quali ad esempio gli impianti fotovoltaici. Di conseguenza, a questo effettivamente la domanda elettrica crescerà notevolmente. Ora nella slide in basso trovate la frase il consumo di energia triplicherà nei prossimi anni. Probabilmente non so se triplicherà, però sicuramente aumenterà in maniera esponenziale. Perché? Perché per il riscaldamento e il raffrescamento di cui parlavamo prima, se utilizziamo come nelle nuove abitazioni o nei rifacimenti energetici delle pompe di calore, queste lavorano anche grazie al supporto di energia elettrica, quindi possiamo stimare grossolanamente un consumo di qualche migliaio di kilowattora, poi ovviamente a seconda delle dimensioni della sinergia di queste. Una cosa molto importante è legata alla mobilità elettrica. Se gradualmente, ovviamente nel corso dei prossimi anni, le auto elettriche prenderanno il posto delle auto a combustibili fossili, effettivamente l'energia necessaria per la mobilità di persone e mezzi diventerà veramente elevata e di conseguenza il consumo per una singola auto domestica potrà anche essere dell'ordine di 4, 5, 6 mila kilowattora all'anno. Poi ovviamente questo è un valore ampiamente stimato, 5.000 kWh all'anno, giusto per dare un'indicazione, sono circa in media 13-14 kWh giorno.
Giusto per dare un'ulteriore indicazione, possiamo dire che è un'autonomia di 70, 80, 90 km giorno, quindi penso che questo valore possa essere sicuramente indicativo. E in genere poi aumentando quelli che sono gli elettrodomestici in un contesto domestico aumenterà il consumo. Questo porterà sicuramente ad un aumento dei costi di gestione della rete, delle infrastrutture e di conseguenza anche quelli che sono i costi dell'energia, quindi aumenteranno i costi fissi, aumenteranno i prezzi per de determinate potenze impegnate, aumenteranno i costi anche relativi all'energia stessa, sempre con riferimento all'energia impegnata dal contatore. E ovviamente mi viene anche da pensare che aumenteranno quelle che sono anche le tassazioni, perché se in un recente futuro buona parte dei veicoli elettrici non consumeranno, non utilizzeranno più il classico diesel piuttosto che la classica benzina, ovviamente presumo che buona parte delle accise possano finire poi all'interno della quota energia, del costo, diciamo, del bundle che si paga al kilowattora. Quindi diventerà sempre più interessante con l'aumento del costo dell'energia elettrica, dotarsi di una generazione elettrica fotovoltaica domestica piuttosto che insomma anche industriale, al fine di, come dire, trarre più vantaggio dall'autoconsumo e diventerà appunto, interessante anche l'utilizzo, sempre più interessante l'utilizzo di sistemi di accumulo perché permetteranno di rendere disponibili i kilowattora di energia non autoconsumati durante il giorno, anche nella fase serale e notturna, affinché appunto si possa raggiungere il massimo risparmio e il massimo autoconsumo energetico. Ora parliamo di prodotto. Abbiamo visto lo scenario, abbiamo visto Digital Energy Solution, che è la società, ricordo, in joint venture partecipata dal gruppo Visma e il gruppo BMW. Ora parliamo di prodotto. Questo è il prodotto che presentiamo, sono quattro taglie di potenza, sono colonnine di ricarica chiamate EV nella versione mini con singola presa di connessione, quindi per un solo cavo. La disponibilità è su quattro taglie, due taglie monofase e due taglie trifase. Le taglie monofase sono da 3,7 kW e 7,4 kW, mentre le taglie trifase sono da 11 e 22 kW. Ovviamente la ricarica, lo specifico ora e lo riprenderò più tardi, avviene in corrente alternata. Quindi vado ad erogare energia all'auto, l'auto all'interno ha un convertitore che converte di fatto l'energia da alternata a continua. Caratteristiche generali dell'auto. Abbiamo detto che abbiamo quattro taglie a disposizione, andiamo da 3,7 a 22 kW trifase. La colonnina è predisposta di un comodissimo display da 3,5 pollici a colori, un display LCD. Il display, vedremo poi, mi dà modo di interagire, di leggere, di fruire al meglio i contenuti, quindi delle informazioni che mi vuole trasmettere la colonnina. Al di sotto del display è predisposto un lettore per carte RFID, quindi il lettore per carte a radiofrequenze. In buona sostanza posso leggere delle informazioni su delle tessere semplicemente appoggiandole, avvicinandole al lettore al di sotto del display. Abbiamo ovviamente la presa di tipo 2, poi vedremo la presa di tipo 2 che significa comunque anticipo che è uno standard ormai appurato. Parte diciamo da determinati produttori di auto europei, comunque è lo standard adottato per quanto riguarda la ricarica in alternata. All'interno della colonnina abbiamo poi un meter certificato MID perché è pronto per le fatturazioni di energia. Vedremo poi alla fine negli scenari attuali di utilizzo della colonnina. Attualmente in Italia per utilizzo privato non è possibile la vendita dell'energia a terzi, quindi l'utilizzo pubblico per vendita di energia al privato. In questo caso con il meter certificato MID potrò in un contesto futuro contabilizzare correttamente quello che è il valore di energia erogata, affinché appunto io riceva un pagamento altrettanto puntuale, insomma, su di fatto l'energia che la colonnina eroga in una sessione di ricarica. Le dimensioni sono ovviamente compatte, 370x240x130 mm di profondità. Il montaggio può essere fatto come una wall box tradizionale direttamente a parete oppure su palo che può essere
un palo opzionale che possiamo eventualmente offrire noi direttamente nella proposta della colonnina che vedremo più tardi. A livello di connessioni interne, allora, beh, abbiamo visto che c'è un display a colori, il lettore RFID, la presa di tipo 2, diciamo fronte colonnina. All'interno della colonnina abbiamo una presa RJ45, è una presa per cavo Ethernet, che servirà in buona sostanza per collegarsi alla colonnina con un notebook per eventuali configurazioni locali su rete LAN. Abbiamo già all'interno una slot per la SIM card. Questa SIM servirà, qualora appunto io lo richieda, per una gestione, per un monitoraggio ovviamente più accurato, la trasmissione dati al portale internet Digital Energy Solution, che poi vedremo. Abbiamo poi la morsettiera dei cavi AC, dei cavi di alternata, che troviamo in basso a destra all'interno della colonnina. Questa morsettiera, insomma, su questa morsettiera posso sicuramente collegare la terra, posso collegare il neutro, una fase se ho ovviamente la colonnina monofase, le tre fasi, i tre poli delle fasi, qualora avessi una colonnina trifase. Poi ho le viti per il montaggio della piastra, quindi per il montaggio direttamente su palo oppure a parete, e abbiamo le viti per richiudere il coperchio. Nella parte inferiore abbiamo ovviamente l'etichetta distintiva, abbiamo il pressacavo per il passaggio del cavo di alimentazione, abbiamo il pressacavo per il passaggio del cavo Ethernet per la connessione locale tramite notebook, che poi vedremo anche se appunto utilizzata per un programma specifico di impostazione. E come ultima cosa abbiamo di fatto la piastra in vista, diciamo, per il montaggio posteriore. Bene, la colonnina di ricarica diciamo ha un connettore predisposto, una presa predisposta di tipo 2. È il connettore, come dicevamo, più diffuso in Europa, è quello riconosciuto prevalentemente da tutte le case costruttrici, ormai inizialmente sostenuto e promosso, diciamo, da delle case produttrici europee, quali Volkswagen e BMW. È un connettore che permette la ricarica sia monofase che trifase, monofase fino a 32 A, trifase arriva presa lo standard fino a 63 A, con potenze tecnicamente erogabili fino anche oltre i 40 kW. Il connettore è un connettore, diciamo, che predispone al suo interno di due contatti di comunicazione. Si chiama un contatto di prossimità e un contatto pilota. In buona sostanza, questi contatti permettono la comunicazione costante tra la colonnina e l'auto. Insomma, questa comunicazione, mediante appunto un sistema di sicurezza in PWM, come richiesto poi dal modulo di ricarica 3, secondo la normativa ISI 61851, permette, diciamo, in fase di primo collegamento, prima di inizializzare la ricarica, di comunicare i valori corretti di massimo amperaggio supportato sia dal cavo di comunicazione che dalla stazione di ricarica in base alla potenza a disposizione. Quindi è un connettore predisposto secondo quella che è la modalità di ricarica 3. Modalità di ricarica 3, modalità di ricarica in alternata, ricordo. Quindi l'energia viene prelevata in alternata dalla rete elettrica dell'utenza, viene erogata all'interno dell'auto ed è il convertitore dell'auto che convertirà l'energia, la corrente da alternata a continua per essere stoccata nelle batterie. Dicevamo prima, c'è un dispositivo di sicurezza integrato nella colonnina, secondo appunto il sistema di sicurezza in PWM, quindi una modulazione per larghezza di impulso d'onda, e quindi c'è un costante dialogo, come richiesto poi dalla norma CIN 61851-1. Prescrizione a livello di installazione della colonnina: molto semplicemente, le condizioni di installazione hanno un delta di temperatura molto elevato, andiamo da meno 25 gradi fino anche a 40 gradi, quindi può essere installata anche all'esterno. Il grado di protezione è IP55. Attenzione, bisogna utilizzare il pressacavo adeguato, insomma, per mantenere tale grado di protezione ed essere quindi installata esternamente. La classe di isolamento E1, cioè il conduttore di terra internamente collegato, e la classe di impatto meccanico è quella massima della scala, ovvero l'IK10, che se non sbaglio è 20 joule di resistenza. La tensione nominale che ci posso collegare è monofase secondo lo standard nazionale, 230 volt e 50 Hz.
trifase invece 400 volt 50 Hz. Le protezioni da predisporre esternamente, perché ovviamente la colonnina va protetta, banalmente può bastare un magneto termico con un blocco differenziale. In questo caso possiamo utilizzare appunto un interruttore magnetotermico da 20 A per la colonnina 3-7 e da 7 e da 40 A per la colonnina monofase 7-4, mentre per le colonnine trifase da 11-22 kW, magnetotermici trifase da 20 o 40 A, classe B oppure il classico C. La protezione differenziale è molto importante, tipo A o tipo B, ovviamente da 30 mA, quindi con una corrente differenziale limitata a 0,03 A. Come sezione minima dei cavi raccomandati, lato AC, con lunghezza massima 50 metri, consideriamo cavi da 4 mm quadri per conduttore nel contesto monofase da 3,7 kW, 6 mm quadri per quanto riguarda la sempre colonnina monofase da 7,4 kW e 4 mm quadri per la colonnina trifase da 11 kW. Ovviamente qui abbiamo 5 conduttori perché abbiamo le tre fasi neutre da terra, e 6 mm quadri per la 22 kW. Installazione e messa in servizio. Allora, per quanto riguarda il commissioning, l'installazione e la messa in servizio è molto semplice. Partiamo con il montaggio meccanico della colonnina, quindi rimuovo il coperchio frontale. Vado di fatto a svitare le viti del coperchio, poi utilizzo le viti con i tasselli ad espansione forniti, vado ad eseguire il fissaggio sulla parete oppure sulla piastra del palo della colonnina. Fatto questo, vado a serrare ovviamente internamente le viti, così da assicurare un montaggio sicuro. Il collegamento dei cavi di comunicazione, di alimentazione, scusate, i cavi di alimentazione possono essere di fatto possono essere collegati appunto tramite la morsettiera che si trova in basso a destra, posso collegare sia il cavo di fase di neutro oltre a quello di terra per la monofase. Per la trifase invece collego i tre cavi di fase più il neutro e la terra. Bene. Le impostazioni che posso eseguire. Di fatto la colonnina ha delle preimpostazioni di fabbrica che possono di fatto essere in parte modificate. Per eseguire modifiche localmente, una volta installata la colonnina, posso utilizzare il software ACE Service Installer. Tale software, in buona sostanza, permette di collegarsi tramite un notebook via cavo LAN alla porta RJ45 predisposta all'interno della colonnina, cavo LAN dritto. Posso sicuramente impostare la data, l'ora, il fuso orario, la lingua dell'interfaccia, perché di default è in inglese, ma posso impostare in italiano il programma ACE Service Installer. Posso modificare la massima corrente erogabile dalla colonnina, quindi posso eventualmente declassare una colonnina, ovvero se la colonnina da 3,7 kW monofase la voglio portare ad una potenza ridotta per evitare, diciamo, superamenti di potenza della mia utenza, posso in questo caso togliere, declassare in maniera molto personalizzata quelli che sono gli ampere massimi erogabili, quindi declassare la potenza della colonnina. Posso eventualmente modificare la modalità di ricarica, di abilitazione della ricarica. Di default viene preimpostata con la modalità plug and charge. Come suggerisce il nome, in buona sostanza posso avviare la ricarica semplicemente collegando il connettore nella colonnina e nell'auto. In automatico, dopo un breve periodo di comunicazione, parte la ricarica. Oppure posso utilizzare la modalità di ricarica tramite card RFID. Quindi l'abilitazione della ricarica la posso dare esclusivamente con card RFID adeguate che eventualmente posso scegliere io. Posso eseguire una gestione anche della cosiddetta whitelist di queste card di ricarica. Di queste card RFID, ovvero posso inserire all'interno della colonnina con un autoapprendimento, avvicinando la tessera al sensore RFID, piuttosto che inserendo manualmente il codice della tessera stessa,
posso abilitare solo un determinato numero di carte. Questo diventa sicuramente molto interessante quando la colonnina, ad esempio, è in un'area condivisa con altre persone, non si vuole lasciare ovviamente la ricarica a terzi. Quindi abilito un numero definito di carte affinché solamente quelle carte possano abilitare o disabilitare la ricarica. Posso poi tramite il software anche visualizzare le transazioni, quindi le sessioni di ricarica eseguite. Posso effettivamente vedere per ogni sessione quanta energia è stata erogata, per quanto tempo. Posso visualizzare ovviamente i log file, un breve live monitoring legato a più che altro i valori di corrente, tensione, diciamo istantanei. In più poi, se fosse necessario, posso eseguire anche degli aggiornamenti firmware in maniera molto semplice e facile. Bene, per quanto riguarda appunto le impostazioni dei parametri tramite software, come dicevamo poco fa, è molto semplice l'interfaccia. Qui ovviamente le schermate sono in inglese, però posso impostarle tranquillamente in lingua italiana, posso impostare i dati legati al fuso orario, gli orari, insomma, la lingua. Posso controllare eventualmente qualora attivassi tale servizio e lo richiedessi il servizio di comunicazione tramite SIM, quindi vedo tutti i dati del protocollo GSM, GPRS della SIM inserita, posso eseguire aggiornamenti software, firmware. Posso eventualmente, come dicevo poco fa, impostare una massima corrente di erogazione, ovviamente fino al livello massimo erogabile della colonnina. Facevo prima l'esempio, una colonnina da 3,7 può erogare fino a 16 A, ma posso declassarla benissimo anche a 10 A, qualora io volessi una potenza d'uscita fino a 2,3 kW. E posso poi ovviamente salvare le mie impostazioni. Questa è un esempio della whitelist che dicevo poco fa, quindi qualora io voglia impostare una ricarica tramite abilitazione con card RFID, posso modificare la modalità di autorizzazione, portarla da plug and charge a normal e in quel caso lì aggiungere su auto-add, su autoapprendimento, in buona sostanza, le tessere che sono esclusivamente abilitate per la ricarica. Posso poi effettivamente andare anche a modificare quello che è il portale di gestione della colonnina, semplicemente andando nella finestrella adeguata all'interno del programma. Posso poi riavviare, eventualmente spegnere la colonnina. La modalità plug and charge è quella che anticipavo poco fa, quella per la quale la colonnina viene preimpostata di fabbrica, ovvero qualora io voglia abilitare una colonnina, ad esempio nel contesto domestico dove la colonnina nel mio garage, per fare un esempio pratico, collegherò prima il connettore tipo 2 alla presa della colonnina e in un secondo momento collegherò il connettore sempre tipo 2 alla presa dell'auto. E in automatico, dopo pochi secondi nella quale viene instaurata una comunicazione tra la colonnina e l'auto, avviene la ricarica. Terminata la ricarica, semplicemente scollego il connettore prima dall'auto e poi dalla colonnina. Con la modalità invece di attivazione mediante card RFID posso fare la stessa identica cosa, solo che prima di collegare i connettori posso utilizzare la card per abilitare o disabilitare, fermare quindi la ricarica della mia auto elettrica. Vediamo l'esempio, con le figure mi sembra abbastanza intuitivo, quindi abilito con la tessera la ricarica, collego i connettori e la ricarica parte. Voglio fermare la ricarica, posso ripassare la tessera, sempre nel lettore RFID, e una volta fatto questo scollego il connettore prima dalla colonnina e poi dall'auto. Bene, le informazioni che posso visualizzare sul display. Dicevo poco fa, il display è molto intuitivo ed è molto utile, in queste situazioni, ovvero posso, come vedete, denominare la colonnina a mio piacimento. Ad esempio, in questo caso ci ho voluto dare il nome dell'hotel, per fare un esempio. Posso visualizzare la data e l'ora, posso visualizzare lo stato di ricarica, posso visualizzare lo stato della colonnina. In caso di errore mi verrà segnalato l'errore con un codice univoco e in fase di ricarica diventa molto interessante perché mi dà in alto il valore massimo di ricarica impostato per la colonnina. Sulla sinistra dell'indicatore attacche posso vedere la potenza istantanea di ricarica, sulla porta destra invece
sulla parte destra invece posso vedere l'energia ricaricata nel tempo che viene indicato direttamente sotto all'indicatore azzurro in questo caso. Quindi mi dà tutte le informazioni necessarie in un'unica schermata. A livello di accessori opzionali che non si trovano all'interno dell'imballo della colonnina, abbiamo il palo con fondamenta, qualora fosse necessario, abbiamo un palo appunto apposito con fondamenta per il montaggio della colonnina e abbiamo anche un palo senza fondamenta. Le immagini sono state recuperate da una unità che avevamo qui a disposizione. Tale palo, come vedete, è una piastrina in acciaio che può essere montata tranquillamente all'esterno, fissata meccanicamente al terreno e appunto permette l'installazione all'esterno della colonnina in piena facilità. Il cavo di ricarica, anche questo è opzionale, non viene fornito perché solitamente l'automobile ne è provvisto. Comunque, qualora fosse richiesto, forniamo appunto anche il cavo di ricarica tipo 2, monofase e trifase con una corrente erogabile massima di 32 A. La lunghezza del cavo arriva fino a 7 metri e mezzo. Possiamo poi fornire, qualora appunto fosse necessario, fosse richiesto, ad un prezzo veramente modico, quelle che sono le tessere Digital Energy Solution, sono delle card RFID per avviare o terminare una ricarica tramite appunto il lettore RFID predisposto nella colonnina. A livello di funzionalità aggiuntive, quelli che sono i servizi opzionali aggiuntivi che posso sfruttare, ora vediamo qui una lista. Ci tengo a precisare, la colonnina viene fornita come base senza questi servizi. Qualora io ne necessiti, perché ad esempio ho più colonnine montate, quindi ho bisogno di eseguire una gestione a livello più professionale e quindi centralizzata, posso utilizzare tali servizi che richiedono un canone. Un canone che in questo caso per il servizio di connecting charging è veramente di pochi euro al mese. In buona sostanza, questo canone va a coprire le spese legate alla SIM card che è già predisposta all'interno della colonnina, una SIM card virtuale, insomma, che va a comunicare con il portale della Digital Energy Solution, una SIM card multioperatore in buona sostanza, e posso poi usufruire con questo servizio di comunicazione dati ad un portale internet anche del monitoraggio con dei grafici ovviamente molto eleganti e puntuali sul portale Digital Energy Solution. Questo è un servizio. Un altro servizio che si può eventualmente diciamo abbinare al servizio di monitoraggio è il servizio di controllo dinamico dei carichi, ovvero della gestione della potenza erogata dalla colonnina sulla base del consumo istantaneo dell'utenza. Che significa? Significa che se l'utenza dove vado ad installare la colonnina ha una potenza, diciamo, del contatore, una potenza impegnata contrattualmente limitata e voglio di fatto evitare, perché ho dei picchi di consumo magari in determinate fasce orarie, voglio evitare che la colonnina mi porti a un supero della potenza a disposizione con rischio di scatto del contatore, posso usufruire di questo servizio che viene appunto chiamato controllo dinamico dei carichi in abbinamento ad uno smart meter. Quindi, in buona sostanza, che succede? Vado a montare questo smart meter che viene programmato a progetto sulla base della specifica utenza, sulla base dei valori dell'utenza. Viene installato tale misuratore, diciamo, sotto al pod, quindi sotto al misuratore M1 di scambio con la rete di distribuzione. Tale misuratore va a comunicare al portale di gestione Digital Energy Solution i valori di misura, i valori di consumo e sulla base della mia potenza impegnata in quell'utenza mi va a regolare l'uscita, la potenza di uscita massima della colonnina. Un esempio viene riportato su questa slide di controllo dinamico dei carichi. Abbiamo una rete di distribuzione con una potenza, stimiamo impegnata, di 50 kW, quindi ho a disposizione 50 kW della rete di distribuzione. In questo caso l'utenza, come vediamo nel grafico, diciamo sulla destra,
Abbiamo praticamente dei carichi dell'edificio variabili che possono arrivare anche al 100%, a toccare il 100% della potenza massima prelevata da rete. In quella circostanza lì, se io andassi ad erogare energia con la colonnina, potrei aumentare quella che è la potenza richiesta in assorbimento e quindi portare ad un superpotenza con eventualmente uno scatto qualora superi di gran lunga la potenza per diversi minuti. Quindi, in buona sostanza, il controllo dinamico dei carichi mi permette, rispetto alla curva che vediamo, di sfruttare, diciamo, la parte azzurra che vediamo segnalata nel grafico al di sotto della linea tratteggiata di colore rosso. Quindi, buona sostanza, nel punto, diciamo, che si può individuare a metà della curva, dove circa il carico dell'utenza va a consumare 25 kW, in quella circostanza lì, rispetto al 100% e 50 kW a disposizione, il meter andrà a comunicare al sistema di gestione, che a sua volta andrà a comunicare alle colonnine che possono assorbire al massimo altri 25 kW, senza superare i 50 kW massimi di potenza impostata e contrattualmente impegnata con il distributore. Un'altra applicazione molto interessante, si tratta un po' del connubio dei sistemi di ricarica appunto per la mobilità elettrica è appunto l'abbinamento con il sistema fotovoltaico, quindi con un impianto fotovoltaico a meglio con lo storage, quindi con un accumulo con batteria litio, un accumulo elettrochimico. In questo caso l'impianto fotovoltaico permette di fatto di aumentare la potenza disponibile sicuramente durante il giorno, in funzione ovviamente della produzione solare istantanea. Quindi ipoteticamente se io ho un impianto fotovoltaico che mi sta generando 20 kW, posso sommare questo delta istantaneo di potenza oltre alla potenza a disposizione del contatore, appunto per usufruire eventualmente di picchi di consumo dovuti anche dalla ricarica delle auto elettriche in questo caso. Il sistema di storage, il sistema di accumulo diventa interessante perché mi può dare una copertura per dei picchi transitori che magari il fotovoltaico non riesce a coprire perché magari c'è un brutto tempo piuttosto che c'è una stagione, diciamo, poco soleggiata, e allo stesso tempo mi dà anche la possibilità nel periodo magistrale notturno di sfruttare, l'energia che durante il giorno non sono riuscito a consumare istantaneamente, me la rende disponibile la sera per magari ricaricare le mie auto elettriche o compensare dei consumi da parte di determinati elettrodomestici della mia utenza. Quindi diventa molto interessante tale abbinamento e poi vedremo delle soluzioni a pacchetto che proponiamo, consigliamo in determinati scenari, soprattutto su strutture ricettive quali hotel, bed and breakfast, dove l'auto in buona sostanza resta parcheggiata per diverse ore. Bene, ora vediamo lo scenario di utilizzo del sistema di ricarica, quindi delle colonnine di ricarica. Allora, noi attualmente possiamo fare affidamento a quella che è la parte sottesa dalla linea tratteggiata rossa, quindi la versione privata, chiamata versione privata 2019 nella slide, ovvero dove, come dicevo poco fa, l'hotel, il proprietario dell'hotel, il proprietario della colonnina, fa affidamento di fatto a Digital Energy Solution per quanto riguarda il portale di monitoraggio, la gestione, insomma, delle colonnine, e offre di fatto un servizio di ricarica al proprio cliente senza ovviamente vendere kilowattora di energia. Ovvero, un esempio banale, il proprietario dell'hotel piuttosto che il proprietario del ristorante offre ai suoi clienti la colonnina di ricarica gratuitamente oppure all'interno del coperto piuttosto che del servizio di parcheggio che l'hotel di fatto offre. Questo permette all'hotel, alla struttura, al bed and breakfast piuttosto che al ristorante di avere un servizio aggiuntivo e di essere anche ricercato di fatto da quelle che sono le strutture o quelle applicazioni di fatto come possono essere Booking, per citarne una, ma senza fare ulteriori pubblicità. Il futuro di fatto che stiamo aspettando, ma che ad oggi non è possibile, ma in Germania e in altri paesi europei lo è quello della ricarica pubblica con accesso pubblico a tutti. Mentre nello scenario privato sono io privato che concedo privatamente al mio cliente o alla persona che viene nella mia struttura di eseguire una ricarica elettrica, nel contesto appunto futuro, nel contesto ad esempio nel mercato tedesco, è possibile di fatto
sfruttare la colonnina ed essere ricercabile da qualsiasi automobilista che magari si trova nei paraggi. Un esempio pratico, un automobilista potrebbe effettivamente tramite un'applicazione, quella ad esempio Abject, quindi un servizio di e-mobility roaming, trovare la mia colonnina disponibile su una piattaforma informatica, magari anche prenotarsela, arrivare fisicamente sul posto ed eseguire la ricarica. Eseguire la ricarica e pagando tramite il connettore, tramite il sensore RFID predisposto nella colonnina, di fatto, acquista dell'energia che poi viene ricaricata nell'auto. Ecco, questo non è possibile attualmente in Italia perché tale mercato, ovvero per l'utilizzo pubblico, è in buona sostanza declinato esclusivamente a quelli che sono, i fornitori di energia elettrica, ce ne sono molti di noti che ovviamente non vado a citare in questa presentazione. Quindi al momento ci concentriamo per la sola versione privata dove io posso concedere la colonnina, però la colonnina è predisposta anche per, e lo stanno facendo tutt'oggi in Germania, vendere energia di fatto anche a terzi, quindi a persone pubbliche che raggiungono la mia colonnina e vogliono ricaricare l'auto, a prescindere dal mio esercizio di fatto commerciale, quale magari può essere l'albergatore. Bene, uno dei servizi sicuramente interessanti è il monitoraggio remoto. Ovviamente diventa particolarmente interessante qualora io abbia più colonnine da gestire, più infrastrutture di ricarica. Quindi tramite il portale Digital Energy Solution posso accedere, mi viene concesso un account, accedo e posso controllare effettivamente le mie colonnine con le sessioni, diciamo, di ricarica, con la potenza erogata e consumata dall'intera infrastruttura, quindi da più colonnine, più batterie di colonnine, magari sullo stesso parcheggio, giusto per fare un esempio sempre pratico, avendo sempre il dettaglio dei grafici su base oraria, giornaliera, settimanale, mensile oppure annuale. Questo è un esempio, dove visualizzo, ad esempio, a Monaco, Monaco di Baviera in Germania, un'infrastruttura con 6 colonnine di ricarica, dove nella tabella riportata, si vede in piccolo, però, ve ne parlo io, si può in buona sostanza capire lo stato di tutte le colonnine per capire se sono occupate, qual è l'identificativo, qual è la potenza massima erogabile, se è controllabile a livello di carico oppure no. Posso poi visualizzare effettivamente, a livello complessivo su dei grafici quella che è la potenza di tutta la mia infrastruttura con la definizione anche univoca delle colonnine. Colonnina per colonnina posso entrare ovviamente nel dettaglio, vedere ogni sessione di ricarica, quanta energia è stata erogata, eventualmente qual è la remunerazione. E posso poi effettivamente, come dicevo, avere anche a livello tabellare tutta una serie di informazioni legate a tutte le sessioni di ricarica con le tempistiche, appunto annesse. Una cosa molto interessante che si può sfruttare ovviamente grazie al servizio di smart meter e controllo dinamico dei carichi è, come dire, il servizio di misurazione anche di quella che è la potenza immessa in rete magari a fronte di un impianto fotovoltaico. Qui abbiamo un esempio dove la curva in buona sostanza di colore giallo è l'immissione, l'eccedenza di energia che va verso la rete, quindi la produzione fotovoltaica che non è stata autoconsumata istantaneamente dall'impianto che è in esubero, quindi quella che se ne va verso la rete in buona sostanza, e in funzione di questa abilitare magari una potenza superiore, una potenza maggiore di ricarica, per la colonnina durante magari le ore, diciamo più produttive della giornata. E questo insomma è un po' una gestione intelligente dell'energia. Quindi in buona sostanza, come vediamo in questa curva, parzialmente, parte dell'energia insomma che è stata prodotta dal fotovoltaico gratuitamente è andata all'interno delle batterie dell'auto, insomma, quindi l'auto avrà avuto un'autonomia utilizzando dell'energia di fatto gratuita a costo praticamente zero. La soluzione che noi vediamo, la soluzione, che trova maggiore, abbinamento, maggiore interesse è la soluzione a pacchetto, soprattutto per le strutture ricettive. Ora, per facilitare, diciamo, la proposta abbiamo chiamato, soluzione a pacchetto. Di fatto sono soluzioni che possono essere personalizzate in ogni caso. Il pacchetto Small, che è il pacchetto base, prevede la colonnina con i servizi di monitoraggio già inclusi.
C'è un pacchetto medium che prevede la colonnina con un impianto fotovoltaico. Ricordate l'esempio che ho fatto prima, il fotovoltaico mi permette di avere una generazione quantomeno durante il giorno superiore, quindi più potenza istantanea a disposizione per ricaricare le auto e quindi mi può evitare di fatto magari dei superamenti di potenza indesiderati. Poi c'è il pacchetto large. Tale pacchetto prevede oltre all'impianto fotovoltaico anche il sistema di accumulo, come dicevo prima, magari per ricaricare quota parte dell'auto, magari durante la fase serale notturna, quando il sole ovviamente non è più alto all'orizzonte. E il pacchetto extra large, che è quello forse più interessante e più simpatico, ovvero si propone, proponiamo ovviamente studiando caso per caso delle pensiline di ricarica, delle pensiline carport in buona sostanza, dove andiamo a posizionare al di sopra dei moduli fotovoltaici, prevediamo ovviamente l'inverter con eventualmente il sistema di accumulo, in abbinamento alla pensilina diamo anche le colonnine, ovviamente colonnine in numero e potenza necessarie in base al progetto specifico. Questo diventa molto interessante, ripeto, per la struttura ricettiva che vuole dare anche un tocco, diciamo, migliorativo, un tocco, tecnologico ed innovativo anche quella che è l'attività, con, questa tipologia di proposta che trova il suo miglior connubio. Bene, parliamo invece di detrazioni fiscali ora, quindi, entriamo nel contesto privato, quindi non parliamo del contesto pubblico, del contesto partite IVA, società. Parliamo del contesto privato. Da marzo 2019 sono disponibili delle detrazioni fiscali anche sull'acquisto, l'installazione di colonnine di ricarica. Posso detrarre la detrazione l'IRPEF, quindi per privati, fino al 50% della spesa, ok, fino ad un tetto di 3.000 euro massimi. Quindi la mia spesa massima di fatto è 6.000 euro se voglio detrarre fino a 3.000 euro di tetto. Quindi 3.000 euro al massimo, detraibili 50% della spesa, per privati ovviamente. La colonnina deve avere una potenza massimo di 7 kW. Ovviamente la colonnina non può essere ad utilizzo pubblico, ma esclusivamente privato. La cosa interessante è che oltre a detrarre i costi di fornitura e installazione del chiavimano della colonnina, si può anche detrarre eventuali spese aggiuntive per l'aumento della potenza del contatore. Esempio banale, ho il contatore da 3 kW classico presso la mia abitazione, voglio installare una colonnina magari da 3,7, necessito di aumentare la potenza del contatore a 4,5 kW. Bene, i costi di aumento del contatore possono essere anche questi detratti al 50% con la detrazione IRPEF in 10 anni. Sviluppi futuri, per avere, diciamo, un'idea su quello che può essere uno sviluppo tecnologico futuro, noi stiamo pensando, diciamo, a delle ulteriori colonnine che più che altro si posizionano nel mercato pubblico, anche in attesa di fatto di sviluppi normativi nel nostro territorio. Sono disponibili in buona sostanza, saranno disponibili delle colonnine per ricarica in alternata, quindi sempre ricarica in alternato, oppure anche ricarica in continua. Ricarica in continua significa in modalità in buona sostanza 4, modo 4, tipo di ricarica modo 4, nella quale in buona sostanza la ricarica viene fatta, la conversione diciamo da alternata a continua viene fatta direttamente dalla colonnina e la colonnina va in buona sostanza ad iniettare energia in corrente continua direttamente nell'auto, bypassando il convertitore interno e direttamente stoccando l'energia in batteria. Questo permette in buona sostanza di raggiungere potenze molto più elevate di ricarica. Ma attenzione, tali colonnine molto spesso hanno potenze che vanno dai 50 kW in su fino anche ad oltre i 100 kW. Quindi, in buona sostanza, meritano una fornitura dedicata o una fornitura adeguata a tali potenze.